alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she had to back home. All I really take is a little taste. Hey, ciao. Ciao. Ho giusto un problema con il mio computer, mi sei impallato. Non c'è problema, va bene, guarda, andiamo magari un secondo dentro, così mi fai vedere e poi vediamo. Va bene. Perfetto. Ultimamente è veramente lento e ogni tanto si blocca anche quando faccio andare con l'applicazione un po' pesante. Non so se il disco mi dice che è pieno, puoi fare qualcosa. Okay. Sì, sì, non c'è problema, guarda, ce lo lasci e diamo una sistemata, ci vediamo fra poco. Ok, io intanto allora vado a fare il sentiero. Perfetto, bene. Perfetto, dai, ciao ciao, grazie. Eccoci qui alla partenza di Gioda, un trail molto particolare. Siamo a ridosso della Madonna della Guardia anche qui, ed è un trail che è stato ripristinato nel 2018 in occasione della E-Enduro, una gara di bici elettriche. Questo sentiero è adatto alle bici d'enduro normali, però secondo me con la bici elettrica dà il suo meglio. Venite con me che ve lo mostro. Iniziamo il sentiero con quel passaggino un po' tecnico come avete visto, ma niente di che. E poi subito questo rilancio. I rilanci qua ne troveremo un po', ed è per questo che ho detto che è un sentiero secondo me adatto all'e-bike. Abbiamo qua una parte guidata molto divertente, con qualche roccia fissa. E un bel po' di terra, cosa un po' strana. Ho detto terra, qua finisce subito. Tratto con un po' di rocce, sempre molto guidato, che ci porta un bel po' più in basso. Iniziamo col dire che questa è stata una delle speciali dell'enduro elettrico e gli atleti l'hanno trovata molto molto completa, in quanto era molto guidata, ma a metà c'era anche un bel rilancio lungo, come vedrete. Io comunque l'ho sempre fatta con la bici muscolare, come la chiamano adesso, quindi nessun problema. Certo, con questa è molto più divertente, in questi rilanci da fare, il motore ci aiuta un bel po' e ci si diverte. Qua l'atmosfera cambia del tutto, sembrano delle felci e terra scura, ma non vi preoccupate che il buon terreno ligure continuerà ad esserci nel trail. La cosa bella di questo trail è che parte molto vicino alla Madonna della Guardia, come un po' quelli della Varazze Trail Area, però è forse il più lungo della zona, quindi se uno vuole stare un po' di più in bici, vuole farsi un sentiero più lungo per scendere sempre verso mare, questo è quello perfetto. Come vedete non è difficile, certo le pietre ci sono, ma il livello secondo me è abbastanza medio. Se qua vi perdete un attimo a guardarvi intorno, vedrete solo delle valli incontaminate, completamente naturali, giusto appena dietro il mare, ed è una cosa molto molto bella di Varazze. Qui un piccolo tratto con i tornantini stretti, un po' più guidato, un po' più impegnativo, da stare belli attivi sulla bici, ma nulla di difficile.
Come vedete qua scendiamo molto vicino all'altezza del fiume, anzi presto lo passeremo anche, per poi risalire nell'altro versante. Ecco qua, piccolo rock garden e ponte perfetto per collegarci all'altro versante. Io con i bike non ho nessun problema ad affrontare questa salita, le altre volte me le ricordo molto bene con la mia bici da enduro. Con le bike è pure divertente il tratto in salita, bello guidato, non tanto largo, qualche curva da fare. Queste bike hanno veramente cambiato il modo di andare in bici, anzi hanno ampliato i modi di andare in mountain bike. Guardate che panorama, solo natura. Altro piccolo guado. Ed ecco perché vi dicevo di Levike qua. Diciamo che se la salita per le bici normali, oltre che dura, è anche un po' tecnica per colpa di questi gradini, con le bike davvero con un minimo di tecnica si passa su davvero in maniera facile e senza stancarsi. Ah, è anche divertente ovviamente. Siamo quasi arrivati in cima a questo versante, la mano della guardia rimane alle nostre spalle verso destra, davanti a noi adesso vedremo il mare, ma noi andiamo a sinistra a prendere un altro sentiero storico di Varazze che anche nella speciale si collegava proprio a Gioda e si chiama FB, Frecce Bianche. Questo tratto è abbastanza rettilineo, ma grazie a quelli che ci hanno lavorato e hanno costruito qualche scolo dell'acqua è diventato un po' più guidato e molto meno noioso. Complimenti e... A questo punto del trail riusciamo a vedere benissimo Cogoleto, Arenzano
e laggiù anche il porto di Genova. È incredibile qua a Varazze come si riesca a passare da un panorama a un altro in un attimo. Ah, senza dimenticare che tutti questi trail qua nel VTA, nella Varazze Trail Area, che danno verso il mare, hanno alle spalle il Monte Baigo, un altro colosso della regione Liguria che ci guarda alle spalle. Ovviamente con altri trail anche in quel monte lì. Ma ripartiamo a scendere nell'ultimo tratto di trail verso la fine. Oggi il terreno è fantastico, non scivola troppo, ha un bel po' di grip e rende tutto molto più divertente e sicuro. Come vedete qua, come vi ho detto prima, ci sono qualche variante che ti fanno guidare un po' di più il trail. E qua arriviamo nell'ultima pietraia verso la fine del trail. Questi sono anche dei rallentamenti fatti proprio per la gara, per renderla un po' più guidata, e non sono niente male. Questo tratto è sicuramente un po' più impegnativo perché ha qualche roccia in più, ma con l'adeguata velocità lo si passa senza problemi perché non c'è niente di pericoloso o troppo difficile. Ed eccoci verso la fine. La speciale finiva qua. Wow! Ecco qui il sentiero Gioda, un altro sentiero di Varazze MTB. Molto molto figo. L'ho rivalutato parecchio con la mia e-bike. Penso che lo farò un bel po' di volte in più rispetto a quando lo facevo con l'enduro, quindi super approvato. Andate sul sito Varazze MTB per scoprire tutti gli altri sentieri di cui abbiamo fatto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Eccomi. Ciao! Ciao! Allora, qui tutto bene, del giro? Bene, bene, alla grande, tutto bene, grazie. Bene, allora, no, niente, qua tutto a posto, il sito lo spengo. Ok. Ho fatto un po' di pulizia, abbiamo un po' di roba che c'era sopra, però lo faccio. Benissimo, grazie mille. Okay. Ti farò sapere come va. Grazie. Grazie. Ciao, 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 ciao. Think I'm seeing things, read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower, need that.